Ieri abbiamo spiegato i simboli della medaglia miracolosa. Per chi non avesse assistito, basta cliccare sul link qui sotto e poi ritornare a questo video. Oggi invece ci focalizzeremo sulla grandezza della santa che ha ricevuto le rivelazioni e i suoi miracoli che contornano il regalo meraviglioso che viene dal cielo, la medaglia miracolosa. Ma perché continuiamo a parlare oggi? Per la grande famiglia vicenziana, oggi si ricorda la commemorazione, no, della Santa Caterina Bouret, la veggente della Madonna delle Grazie. Ovviamente oggi inizia l'Avvento, ma che cosa c'è di meglio, no, di cominciare il periodo che porta alla nascita del Redentore esaltando la sua meravigliosa madre? Conosciamo Santa Caterina, nasce il 2 maggio 1806 a Fin-les-Monthieu in Francia, da contadini benestanti, e a 8 anni dopo la morte della madre diventa la donna di casa, no? Da giovane rifiutò varie proposte di matrimonio, decisa ad abbracciare la vita religiosa, nonostante l'opposizione del padre, e poi riuscì a convincere il padre e cominciò a far parte delle Figlie della Carità fondate da San Vincenzo de Pauli a Rue du Bac a Parigi. Per l'esattezza, all'età di 24 anni fu ammessa tra le file della carità il 21 aprile 1830. Mentre Parigi onorava solennemente San Vincenzo de Pauli in occasione della traslazione delle sue reliquie, che per molto tempo erano state nascoste a causa dei rivoluzionari, no, che odiavano Dio e la Santa Chiesa Cattolica. In quella circostanza la giovane Caterina ebbe l'apparizione del cuore di San Vincenzo sopra un piccolo reliquario nella cappella delle suore a Rue du Bac. Ma questo non è un evento così sorprendente se pensiamo che tra le altre visioni ebbe a che fare con Cristo Re, per esempio. Le apparizioni che più hanno cambiato la storia però sono state sicuramente quelle della medaglia miracolosa. Nella notte tra il 18 e il 19 luglio 1830, mentre la Francia era sconvolta dal presentimento di una nuova rivoluzione, infatti il 27 luglio cade Carlo X, Caterina, condotta da un angelo, il suo angelo custode, nella grande cappella della casa madre, ebbe un colloquio durato più di 2 ore con la Madonna, che le preannunciò una missione, no, per la quale avrebbe avuto molto da soffrire. E difatti da lì a poco la Madonna si mostrò con tutti quei simboli di cui abbiamo parlato ieri, no? Ovvero quel mondo ai suoi piedi, scacciando un serpente, offrendo grazie all'umanità e confermando che il nome dell'Immacolata Concezione e del suo Divino Figlio sono indissolubilmente legati. Ma Dio, quando si presenta, raramente offre la felicità su questa terra, ma alle anime che più ama chiede sofferenza promettendo la felicità eterna. Difatti queste apparizioni la portarono ad essere considerata pazza e solo nel 1832 l'arcivescovo permise che venisse coniata la medaglia a immagine delle apparizioni ricevute. E poi lei fu trasferita nell'ospizio di Enghien, dove per 46 anni si occupò di anziani poveri in un totale silenzio. Non solo negli ultimi anni, negli ultimi mesi di vita, per ordine della Madonna, confidò alla superiore, a Suor Dufè, di essere la veggente della medaglia. Non so se riuscite a capire come si è comportata, no? Ha ricevuto delle visioni vere e proprie, le ha rivelate a chi di dovere affinché venissero annunciate al mondo, no? E poi è rimasta nell'anonimato per umiltà. Che esempio! Non voleva essere esaltata perché Dio l'aveva prediletta. Quello che voleva era solo la salvezza delle anime. In questa enorme vita di preghiera, no, quanti sacrifici, quante offerte, quanto amore donò per la salvezza delle anime, no? Quando la sua salma fu esumata, le mani che avevano toccato la Madonna e gli occhi che l'avevano veduta apparvero straordinariamente conservati. Quindi, riassumendo, questa grande santa vide la Madonna, le venne chiesto di coniare questa medaglia, conosciuta poi come medaglia miracolosa, come abbiamo visto ieri, giustamente per gli straordinari miracoli, no, a partire del 1832, anno in cui fu coniata la medaglia, e
Enquanto ci fu un'epidemia, no, di colera a Parigi che causò la morte di almeno 22.000 persone, ma le suore vicenziane, piene di fede nella medaglietta, nonostante la maggior parte di loro non conoscesse la veggente, iniziarono a distribuirle. Le guarigioni si verificarono subito. Tutti coloro che ricevevano la medaglia miracolosamente guarivano. Per avere un'idea, in una classe di bambini, tutti furono infettati dal colera. E tutti sono guariti in un primo momento grazie alla medaglia, tranne uno che, non avendola ricevuta, era ancora ammalato gravemente. Quando riuscirono a consegnargliela, anche lui fu guarito, no? Così, da allora in poi, a Parigi, soprattutto, dopo tutto il mondo, divenne nota come medaglia miracolosa, in quanto il miracolo era così evidente che nessuno poteva sospettare il contrario. Non per forza bisogna parlare di miracoli fisici. I miracoli più straordinari realizzati da Dio sono sempre quelli del cuore, della conversione, no? Nonostante quelli fisici siano più evidenti e acclamati, no? Difatti, la cosa più straordinaria che abbiamo sulla terra è l'Eucaristia, un Dio fatto uomo che veramente nel corpo e nel sangue si dona totalmente a noi per la salvezza della nostra anima. Vedete, cari miei, Dio non dà tutto quello che chiediamo sempre e comunque. Certo, potrebbe, è onnipotente, potrebbe distruggere e creare il mondo in un istante, ma lui conosce esattamente ognuno di noi e sa cosa concederci e cosa non concederci. Ogni cosa che ci dà, miracoli, grazie, la medaglia miracolosa stessa, lo fa per amore. Difatti, la medaglietta non è un amuleto, no, che esaudisce i nostri desideri, ma è un simbolo della sua presenza e aiuto per la nostra salvezza. La medaglia non è quindi un ciondolo magico, non un talismano, è un oggetto di pietà, così come il rosario, lo scapolare, e questi oggetti usati con fede ci aiutano a salvarci. Quante grazie la medaglia miracolosa ha già prodotto e produrrà proprio perché Dio concede miracoli per la nostra salvezza, non ci dimentichiamo. Ad esempio, nel XIX secolo, un giovane capitano francese partì per l'Algeria, in quanto era in atto la guerra per conquistare la città di Costantina, in Nord Africa. Il giovane capitano, salutando la madre, la lasciò in lacrime, in quanto lei sapeva che lui aveva perso la fede e si apprestava a questa battaglia non piena di virtù. Morendo probabilmente non si sarebbe salvato. La madre, abbracciandolo in lacrime, gli disse: "Non dimenticarti della Madre di Dio, del quale ti ho sempre insegnato fin da piccolo ad averne devozione." E con queste parole gli consegnò una medaglia miracolosa che venne stilata sulla sua divisa. Durante la guerra un colpo lo atterrò, ma proprio la medaglietta lo tenne in vita. Un proiettile si fermò sulla medaglia e la frase "O Maria concepita senza peccato" rimase impressa sul proiettile, che adesso c'è anche nel museo lì a Parigi, Museo delle Missioni in Africa. Bene, il miracolo è molto bello, ma diventa straordinario il dopo. No? Questo gesto portò il generale al ritorno della guerra a diventare sacerdote ed offrirsi missionario per l'Africa per 40 anni. No? La cosa straordinaria è stata la sua conversione. Potrei andare avanti tutta la sera, ma quello che mi preme affermare è che dobbiamo avere fede. No? Una giovane signora, madre, nonostante sia giovane, sposata e con bambini, ha avuto una diagnosi di diversi tumori maligni. Un incubo, un tremendo peso le è caduto addosso, no? Ancora giovane e con bambini, cosa fa? Ha ricevuto una medaglia miracolosa, ha iniziato la novena alla Madonna per curare quei tumori maligni che le sono stati diagnosticati nel corpo. E dopo la novena, il dottore ha visto la tomografia e non c'era più niente. Dopo 9 giorni, spariti. Questo altro fatto è più recente. Un ragazzo chiamato Liborio, in Spagna, un uomo molto cattivo, conosciuto nel paese di Lerida, appunto in Spagna, come il demonio. Guardate un po'. In un giorno, in una rissa di bar, è stato ferito gravemente e finì in ospedale. Questo ospedale era gestito dalle suore. E quando li ha visti ha iniziato a bestemmiare, a urlare, a gridare. Quando una suora che ha cercato di parlare di Dio, lui l'ha quasi ferita, no?
Cosa hanno fatto? Sono riusciti molto abilmente a mettere una medaglia miracolosa sotto il suo cuscino e sono andati in cappella a pregare. Poco dopo chiama la suora, gli ha chiesto di confessarsi. Era totalmente pentito, gli ha chiesto perdono anche per gli scandali che gli aveva dato a tutti. Vedete che incredibile, una medaglia messa sotto il cuscino. La Madonna ha detto che farebbe meraviglie con la medaglia, no? E che cosa straordinaria, che fede dobbiamo avere, no, per fare bene a qualcuno che non sta bene spiritualmente, qualcuno che sta attraversando forse una difficoltà fisica o forse un problema finanziario, familiare. C'è scritto anche un uomo molto più giovane stavolta, ma così indebitato che aveva bisogno di un mucchio di soldi. Ha fatto una promessa alla Madonna delle Grazie, che se avesse avuto ciò di cui aveva bisogno, avrebbe dato 10% a una chiesa della Madonna delle Grazie, per ringraziare appunto la Madonna. Ha giocato nella lotteria e ha vinto quasi 100.000. Emozionato, ha subito portato il 10% alla chiesa e poi ha pagato i suoi debiti. Quindi, vedete come la Madonna protegge, no? Portando la medaglia, invocandola con fede, come la Madonna veramente intercede. Che meraviglia! Quante altre cose potremmo narrare del bene che la Madonna fa? Un altro signore è stato derubato, i ladri hanno preso in una strada e hanno rubato la sua pick-up, no? E hanno detto: esci dalla macchina e non attivi nessuna allarma, no? E sono partiti. E con la sua macchina che avevano rubato, e dopo 200 metri si sono fermati e scappati a piedi. Lui non ha capito, è andato a prendere la sua macchina, il suo pick-up, e quando entra si è ricordato che nella chiave della macchina aveva messo una medaglia miracolosa per proteggere a lui e quel bene che gli è costato parecchio. Quando stiamo passando per una prova, per una tentazione, tieni stretta la medaglia con sé, non lasci per niente, non invochi la Madonna. Prega la giacolatoria, o Maria concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo. E vedrete veri miracoli sia nel corpo e sia nell'anima, no? E in questa intenzione che pregheremo per tutti, chiediamo che scenda su di voi le vostre anime tutte le benedizioni della Madonna, delle grazie, e che siate oggetti di veri miracoli, no? Teniamo questo oggetto con noi e trattiamolo come una presenza di Dio nella nostra vita, così ogni giorno possiamo convertirci sempre di più per divenire santi. Madonna delle Grazie, prega per noi. Santa Caterina Labourré, prega per noi. Salve Maria.